M5S, Di Maio in treno a Ivrea, love profile e qualche selfie. Viaggio in treno per Luigi Di Maio da Roma e Ivrea, dove domani l'associazione Gianroberto Casaleggio terrà la seconda edizione di Suma Capire il futuro. Il capo politico dell'M5S è partito da Roma nel primo pomeriggio con diversi membri del suo staff. Qualche stretta di mano, qualche selfie, prima di salire sul Frecciarossa dove, tra l'altro, viaggiano anche diversi deputati M5S. Di Maio, nei primi due terzi del tragitto, è stato seduto, lato finestrino, assieme a tre membri del suo staff e impegnato, molto spesso, a mandare messaggi al cellulare. E proprio durante il viaggio in treno è arrivata la notizia che per il secondo giro di consultazioni il centrodestra salirà unito al Colle. Nessun commento ufficiale è arrivato da Di Maio, sebbene dal movimento sia filtrata una reazione piuttosto dura alla decisione di Matteo Salvini. E, nel frattempo, qualche viaggiatore ha riconosciuto il leader dell'M5S e, nel bar del treno, si è aperto anche un mini dibattito sul movimento tra una probabile militante, che elogiava la sobrietà del viaggio di Di Maio, e un altro elettore ben più scettico. Hai visto? Viaggia come una persona normale, osserva la donna, alla quale l'interlocutore ribatte, e infatti non sanno governare. Ma lasciamoli tentare e non possono tenerli fuori dal governo, è la replica finale della viaggiatrice.